Che sei? Ah, Tanilo. Che menghia di nome è Tanilo? Ah, venisti a trovare tuo padre. Ah, è carcerato tuo padre? Per lo Stato e la legge italiana erano tutti banditi. Bastava che rubassero una mela e si facevano un anno di galera. E poi da lì cominciavano. Entravano, uscivano, entravano, uscivano, entravano. Poi sa cosa ci ha detto? Ci ha detto che secondo lui c'era solamente una ragione. Che sicuramente sulla spiaggia del Rimini in estate c'è un sacco di carabinieri travestiti da bagnanti. E mo, lei, signor Presidente, se le immagina un sacco di carabinieri sulla spiaggia in mutande, eh? E certo che non ci veniva da ridere, sì che ci veniva da ridere, e quello il carabiniere si è arrabbiato, ha cominciato a urlare. Sai cosa ci disse? Ci disse che era divieto di digiunare. E io ci dissi magari fosse vero, perché non mi date da mangiare, eh? Perché non ci date da mangiare e lo togliamo per tutti il digiuno, eh? Ai lati del corteo dobbiamo formare dei cordoni, dobbiamo stare uniti. Lo sappiamo, se siamo uniti siamo più forti, non dobbiamo cadere nelle loro provocazioni. Noi non vogliamo più i fiumi che si perdono a mare, non vogliamo stare più in case senza respiro, in scuole che sembrano delle galere. Noi vogliamo valli, contrade, campagne, paesi perennemente verdi. Noi vogliamo il cambiamento.